Benvenuti nel mio canale, decisamente spoglio, lo ammetto, anche perché ho poca praticità nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Fino a poco tempo fa non sapevo cosa fosse Facebook, Twitter o YouTube. E tornando a noi, un canale avaro di contenuti, ma pur sempre un piccolo giardino dove poter rilassare la mente, ascoltando, si spera con piacere, i racconti audio che ci troverete. Mi scuso per la qualità del prodotto, ho usato strumenti non professionali e la mia voce poco si adatta ai contenuti. Sarebbe stato meglio avere una voce più grave, più intensa, però questa mi ritrovo. Alcune parole hanno un'intonazione sbagliata, altre invece, seppur corrette, sulla carta sono state pronunciate errate, sia per colpa dell'emozione, sia del nervosismo, sia per incapacità mia. Non sono un grande oratore. Tornando a noi, mi chiamo Wes Renoir, adoro scrivere, pur riconoscendo di avere limiti tecnici che cercherò di colmare. Per questo e per un altro motivo, cui accennerò fra breve, ho deciso di pormi a voi, perché seppur il nome usato è uno pseudonimo, non lo è la persona che sta alla base di questi scritti, che non potrà celarvi il suo vero io. Parlo in terza persona. Quando scriviamo, prevarichiamo qualsiasi difesa che poniamo nel mondo reale, sia tramite atteggiamenti, sia nel modo di presentarci agli altri. Quanti di noi hanno amici che in un mondo immaginario, utopistico, perfetto non avrebbero? Però, quando scriviamo, cantiamo, utilizziamo qualsivoglia forma d'arte, poniamo come protagonista il nostro vero io, senza difese, e ciò porta le altre persone a guardarci con occhi differenti. Alcune vedranno sempre il vostro volto. Diranno: ah, che bella persona, che brutta persona, senza stare ad ascoltare realmente ciò che vorrete dire. Altre invece inizieranno a capirvi realmente, a riflettere. E forse la bellezza delle nuove tecnologie è proprio questa, quella di poterci mostrare agli altri per quello che siamo realmente, per riuscire a sfogare quel desiderio che ci porta a parlare con gli altri, sotto qualsiasi forma, scritta, verbale, visiva, ogni forma. Io ho iniziato a scrivere in giovane età, ancora prima di capire e provare sulla mia pelle le verità o le bugie che scrivevo sui fogli bianchi. A 11 anni non sai cos'è il vero amore, l'odio. Però dopo, quando inizi a comprendere il mondo reale, inizi a fare le tue esperienze, a capire che la realtà è differente da ciò che puoi leggere sui libri di storia, libri delle favole. E questo ci porta molte volte a perdere quella concezione della magia che è data dalla spettacolarità della vita. Ho deciso di presentarmi agli altri, e questo è il secondo motivo, perché stanco degli attacchi alla mia persona. Quando si definisce inutile il tuo passatempo preferito, innocuo, perché non fa male a nessuno, ti provoca una rabbia che cerchi di sbollire. E il modo in cui io cerco di sbollire è quello di presentare il mio prodotto agli altri. Non sono un grande oratore, lo avete capito. E quindi non posso che rispettare, con piacere, lo ammetto, il ruolo relegatomi dall'anonimato. Non dirò altro di me, sarete voi, se volete, a dovermi scoprire. In molti testi ci sono piccoli richiami, piccole sorprese, che se trovate possono essere utilizzate da voi per intavolare con me una discussione. Non importa se saranno complimenti, se saranno critiche. L'importante, ragazzi, è che ci sia rispetto. Grazie di essere qui. Se mi state ascoltando ancora, siete sulla buona via per diventare dei santi. Se vi dovesse piacere qualcosa di quanto ho scritto, contattatemi. E se anche voi avete versato lacrime o provato sulla pelle la sensazione classica di turbamento che spesso va a toccare l'anima, diffondetelo. Ci sono tante persone al mondo che si sentono sole, insicure, senza sapere che non hanno altro che ad aprire gli occhi per sentirsi meglio. Dobbiamo affrontare le nostre paure, dimostrare agli altri che le parole che usano per accusarci, per offenderci, per distruggerci, non sono altro che basi su cui puoi far risplendere il nostro vero io, mostrando agli altri le nostre qualità, dimostrando che nulla ci può distruggere. Grazie.